Buonasera, buonasera da Tg2 Post. Quale Europa? E questa è la domanda che questa sera dà il titolo a questa puntata e noi la giriamo ai nostri ospiti per capire quale sarà l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della nostra manovra economica e quale sarà il rapporto tra l'Europa e la Cina. Ne parliamo con il Ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola. Buonasera Ministro. Buonasera a voi. Con Mario Senzini del Corriere della Sera, buonasera. Buonasera. In collegamento il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Buonasera. Borgonovo, ci senti? Va bene. Adesso ri riattiviamo subito il collegamento con Borgonovo e ma chiedo subito al ministro: Ministro, stamattina, a proposito di manovra economica, i 5 Stelle hanno precisato. Nessuna rimodulazione, non ci sarà aumento dell'IVA. Era necessario fare questa precisazione? C'è qualcosa che non abbiamo capito? No, io credo che sono quando si presenta una nota di aggiornamento, perché la manovra poi si inizierà a scrivere dal 20 ottobre. Quando si presenterà, si devono indicare i parametri, quelli che sono il quadro economico e finanziario. È ovvio che noi avevamo davanti il governo appena nato un grande scoglio, che erano 23 miliardi di IVA da cancellare, ed era quella l'eredità del governo passato. Su questo molto si è discusso, c'erano proposte, ma rimoduliamo, facciamo alcune alcune anche alcune aliquote IVA, per esempio si è citato quello dei pannolini che sono al 22%, abbassiamo. Io credo che la, il linguaggio nostro sia stato al di là di tutte il dibattito molto semplice. Il primo impegno di questo governo era cancellare 23 miliardi di clausole IVA per un perché colpiscono innanzitutto l'aumento dell'IVA colpirebbe le fasce più deboli, il mezzogiorno colpirebbe i consumi in una fase in cui l'economia globale non è che attraversa eh, tempi tranquilli e quindi il primo impegno era questo e nella nota abbiamo indicato chiaramente quale sarà l'orizzonte, l'orizzonte deve essere io lo dico perché si fanno tante speculazioni, si dovrebbe fare questo, si dovrebbe fare quest'altro, più soldi lì. Noi avevamo un primo obbligo quello di fermare questo aumento, di essere seri e credibili e di impostare una politica economica di crescita. Mario Sensini, ma Beh, che tipo di manovra è questa? Ma intanto sconsentitemi, gli aumenti dell'IVA non sono stati cancellati, sono stati ancora per una volta rinviati all'anno prossimo. È dal 2011 che ce li portiamo dietro e fino adesso abbiamo speso 110-120 miliardi di euro buttati dalla finestra per rinviarla semplicemente da un anno all'altro a ottobre dell'anno prossimo ci ritroveremo davanti questo fantasma dell'IVA soltanto un po' più piccolo però è vero che questa manovra incide in modo strutturale quindi ne cancella una parte però è anche vero che comunque compresa la parte cancellata l'anno prossimo a settembre ci abbiamo davanti un altro macigno da 20 miliardi io chiederei al ministro Amendola se dal suo punto di vista e anche di quelli dei rapporti con l'Europa che dovrà vagliare questa manovra, non sarebbe stato più utile un'operazione di pulizia, un'operazione verità sul bilancio. Questi aumenti non scatteranno mai, sono 11 anni che facciamo i bilanci, 10 anni dicendo che aumenterà l'IVA che non aumenta. Forse siccome vale un punto e passa di deficit, un punto e passa di PIL non sarebbe stato il caso di fare un'operazione verità, mettere questi aumenti a deficit, salire dall'1.6 al 2.7, 2.8 e poi promettere all'Europa da qui in poi noi scendiamo, ce lo saremmo tolti dal tavolino per sempre questo aumento dell'IVA? Eh, 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 Senzini fa una domanda interessante, però sa anche bene quello che è successo nei due anni passati, perché ogni manovra è frutto di scelte politiche di un governo, di atteggiamenti anche rispetto a quello che è la nostra alleanza, l'Unione Europea. Negli ultimi due anni non credo che sia tutto filato liscio. Risse, eh, procedure eh. di infrazioni minacciate, eh, deficit eh, minacciato poi riabbassato dal 2,4 si è scelto allo 20,4. Questo governo che è nato, sappiamo non in una maniera ordinaria, è un governo che dice le lettere di Bruxelles, però insomma, hanno una storia antica, eh, hanno insomma. una storia antica, è nata però su una spiaggia romagnola, cambio di, di governo e una cambiale da pagare, che era questa dell'IVA. Oggi tutti si lamentano per le nostre lentezze e ritardi, però non c'è nessun leader dell'opposizione che ci spiega come avrebbero loro disinnescato i 23 miliardi. Allora, la nostra credibilità di un governo che ha un impatto pluriennale è quello, adesso partiamo in maniera semplice e seria, Cancellando una, una, una mazzata che spostando, sarebbe stata non spostando, cancellando. No, cancellando per il 2020 e ovviamente nelle parti che si riducono per gli anni prossimi. Impostando una manovra di crescita insieme all'Europa, che ovviamente la nuova Commissione ha bisogno di innestare una, una nuova idea in una fase di rallentamento. E cerchiamo di dare serietà e credibilità al linguaggio politico. È una manovra di crescita? Ma a me non sembra molto, anche perché dire, eh, va bene, eh, non aumentiamo l'IVA, poi dopo in realtà non si va a tagliare l'IRPEF e si rimodula l'IVA senza tagliare l'IRPEF, di fatto è un aumento delle tasse, o no? Chiedo ministro. al Ministro, perché sarebbe interessante. Noi abbiamo, se lei legge la nota di aggiornamento finanziario, quella che è l'impostazione che ci porterà poi a ottobre a scrivere Nell'arco di 29-30 miliardi noi parliamo chiaramente che non tocchiamo l'IRPEF, non tocchiamo la revisione del catastro, non tocchiamo tante cose che sono uscite oggi sui giornali, ma esclusivamente andiamo a incidere su quei 23 miliardi, su quella cambiale che abbiamo ereditato tre settimane fa, impostiamo una politica di crescita innanzitutto dando risorse che adesso sono per quest'anno a due e mezzo, poi si raddoppieranno per togliere tasse ai non lavoratori sul cumio fiscale eh? e impostare una politica di crescita basata sugli investimenti. Io so benissimo perché parlo un linguaggio della verità, non, non vendo promesse e non uso i toni che sono stati usati negli ultimi 15 mesi dove ognuno eh, andava in televisione a, a fare conti sballati, è ovvio mm. che per quest'anno questa manovra deve rimettere a posto il sentimento potrei dire politico-economico anche rispetto a Bruxelles, impostare delle manovre di crescita e ovviamente ecco, fare. Ecco, sui anche... rapporti con Bruxelles. Cioè... Sta... Scusi, sì, posso no, fare l'aumento del NADEF? No, no, no. Guarda, visto non... che ha parlato neanche per i redditi sopra i 300.000 euro, l'aumento no, del 50%? Eh, il NADEF, come lei sa, <ride> imposta eh, il perimetro finanziario nella legge di bilancio e se ci sarà anche una, una, una manovra fiscale, ma non è, è scritto chiaramente che non ci sarà una rimodulazione di quelle che sono le aliquote dell'IRPEF, quindi stiamo Promette che non ci sarà un aumento dell'IRPEF anche sopra i 300.000 euro. Guardi, io non Impegno rubo il mestiere qui. al ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ma credo che nella conferenza stampa e nei testi sia chiaro quello che il ministro abbia detto. Stimile. Quello che mi fa più impressione. È... Cioè Senzini che vuole intervenire eh. Perché qui si è, si è animato il dibattito animato sulle le... tasse. Altra quello altra che parte. mi fa più impressione, e lo dico serenamente e che eh, molti si aspettavano dal, da questo nuovo governo una partenza con un DEF e quindi con la, la scrittura della finanziaria come se avessimo un sacco di risorse manca il coraggio il problema non è che manca il coraggio è che mancano le risorse No, aveva, aveva preoccupato qualche annuncio di, di no, qualche no, tassa però, insomma, diciamo, diciamo una cosa per rendere la il... tassa sui contanti aveva preoccupato un bah, po' ma certo eh. per rimettere un pochino in sesto un po' di cose allora. Questa manovra, eh, mi dispiace di sentire dal Ministro, non aiuta la crescita, ma è semplice, il conto è semplice da fare. Sono 14 miliardi di deficit in più e 14 miliardi di taglia alla spesa o nuove entrate. Non e si... lotta all'evasione. Certo. Taglia la spesa cioè. e nuove entrate. Non si possono sommare, cioè non fa 28 la, la, eh, miliardi la manovra, no. fa zero, sono 14 meno 14, quindi l'impatto sull'economia è nullo, zero. Va detto, e in questo quest le do atto, mm. che è una manovra sicuramente alla nostra portata, alla nostra dimensione, è quello che ci possiamo permettere oggi in Europa. È ben diversa dalla manovra che potevamo immaginare qualche mese fa o le polemiche che lei ricordava pochi, fino a pochi mesi fa, un atteggiamento diverso dal dire vado in Europa e mi prendo quello che mi serve. In questo caso il governo ha impostato una finanziaria che non è molto ambiziosa, è un po' il vorrei ma non posso però mi sembra molto rispettosa di quelle che sono diciamo, i canoni. Eh. Eh, Ministro, le faccio fare anche un'altra, chiedo una cosa a Borgonovo e poi faccio, le faccio concludere sulla manovra. Borgonovo, il capitolo sulla lotta all'evasione ti convince? Ma non lo so, io sinceramente quando sento parlare di lotta all'evasione... Cioè, mi, mi, mi viene ad addormentarmi perché sono anni che sentiamo dire la lotta all'evasione, la lotta all'evasione, poi alla fine se non si va davvero a colpire i, i, grossi, i pesci grossi veri che sono le multinazionali e i giganti della tecnologia e, e per farlo servono leggi importanti, tasse sul web di un certo tipo, se non si va a colpire questa gente qui dalla lotta all'evasione cosa possiamo, pensiamo di ricavare? Cioè pensiamo di facciamo di, di, il ministro oh, io, io, sul ragionamento di, sulla di, manovra. Mi dispiace che lei si annoia, però noi calcoliamo, Commissione Giovannini calcola 107 miliardi di evasioni annue quindi stiamo parlando sì. di una cosa che altro che annoia dovrebbe farci svegliare anche molto di più, anche arrabbiarci. Ora, noi abbiamo uno strumento che magari eccita l'attenzione, che è quello che, grazie a processi di, di digitalizzazione, e processi anche tramite la moneta che non è solo più contante ma è digitale, stiamo riuscendo a ottenere dei risultati. Do atto anche al governo passato, eh, non, non voglio fare polemica, che abbiamo recuperato molto di lotta all'evasione. È ovvio che ci sono i giganti, è ovvio che ci sono i giganti del web che li dobbiamo tassare ah, anche non solo come l'abbiamo fatto in Italia, ma prendere, anche con accordi europei perché di quello di è un evasione, problema di evasione e di armonizzazione fiscale europea. Ma ci deve interessare, e oggi abbiamo strumenti in più che non avevamo in passato e quindi utilizzarli io credo che ci fa bene, fa bene l'economia italiana che ha un altro fardello che, che si chiama Evasione. Allora vi faccio cambiare un leggermente argomento perché abbiamo parlato di digitale, noi parliamo anche di sicurezza digitale. Oggi c'è stata ieri oggi la visita del segretario di Stato americano Pompeo, si è parlato di 5G. Vediamo il punto nei rapporti con la Cina, con Carlo Maria Rosavio. Quando, poco più di sei mesi fa, Giuseppe Conte, allora primo ministro del governo giallo-verde, concludeva col presidente cinese Xi Jinping il memorandum d'intesa che congiungeva l'Italia alla Belt Road Initiative, la nuova via della seta, non mancarono le perplessità per un'operazione che spalanca al colosso cinese le porte di infrastrutture materiali e digitali strategiche del bel paese, pure a fronte di cospicui investimenti. L'allarme si intreccia con il tema del 5G, l'ultima generazione di connettività, via attico per l'internet delle cose ed altre applicazioni capaci di rivoluzionare e potenzialmente spiare le vite di tutti. Un settore su cui la Cina è, a detta degli esperti, dieci anni avanti con i suoi giganti dell'informatica Huawei e ZTE. Gli Stati Uniti hanno ingaggiato una dura battaglia commerciale e strategica contro la penetrazione della tecnologia cinese, estremamente concorrenziale, nei gangli vitali della sicurezza interna. Ed in maggio la firma del Presidente Trump di un ordine esecutivo che limita pesantemente l'operatività dei brand cinesi delle telecomunicazioni negli States, mentre il Pentagono già da un anno aveva vietato gli smartphone Huawei nelle sue basi. Berlino, resistendo alle pressioni di Washington, non ha escluso dalle gare per il 5G i colossi cinesi, purché rispondano a stringenti criteri di sicurezza. Poi ci sono i Golden Powers, i diritti che lo Stato può esercitare su aziende strategiche in caso di scalata considerata ostile. In Italia Huawei Proprio sul 5G ha varato un piano triennale di investimenti da 3 miliardi di dollari e 3 mila posti di lavoro. Un'occasione che spinge verso un manzoniano avanti con cautela. Con lo sguardo verso Bruxelles, dove l'Agenzia per la Cybersicurezza sta fissando i paletti definitivi. Ministro, la Cina, un pericolo o un'opportunità? Ma un paese come il nostro, che ha un terzo del suo PIL legato all'export, non può chiudersi al mondo, sarebbe assurdo, è contro la nostra storia e la nostra identità. Quindi è evidente che il gioco mondiale ha più protagonisti che sono pesi massimi. Non a caso noi dobbiamo essere europeisti, perché in questo gioco di pesi massimi tra Stati Uniti, Cina, continenti che stanno crescendo, l'Italia non può navigare da sola. Il tema che il servizio poneva è un tema serio perché i primi due atti del governo che abbiamo votato sono stati, in Consiglio dei Ministri sono stati la Golden Rule, cioè come lo Stato esercita una tutela eh, di controllo sul, sul settore e anche la ridefinizione del cyber, cioè del cyberspazio italiano. E c'è un legame molto forte con il, il lavoro che si farà in Unione Europea. Eh, so che sono meccanismi complicati e sembrano messaggi quasi contro, in questo caso, la Cina, ma la sovranità tecnologica europea e italiana io credo che sia un valore eh, che difende le nostre imprese, difende il nostro lavoro, difende anche quella che è la sicurezza del nostro continente. Sì, sì. Ma eh, io non voglio scendere nel dettaglio perché è una vicenda che conosco anche poco, però. Quello che mi fa impressione è che le ultime stime eh, sull'economia internazionale parlano di un tasso di sviluppo del commercio mondiale che si è dimezzato quest'anno rispetto a quello che doveva essere un più 2,8, siamo arrivati a un più 1 scarso. Eh, è chiaro che in questo contesto tutte le economie dei paesi industrializzati soffrono. Eh, probabilmente bisognerebbe anche a livello dell'Unione Europea, ma a livello multilaterale, affrontare meglio questa questione. Io oggi, per la prima volta dopo tanti anni, ho risentito parlare del WTO che ha eh, autorizzato gli americani ad imporre 7 miliardi e mezzo di dazi nei confronti dell'Europa per gli aiuti dati alla costruzione degli aerei di Airbus. Della... Per carità, eh, del Gutteau non ne sentivamo parlare da anni, mentre in tutto questo periodo siamo stati, diciamo, abbiamo sofferto molto noi come Paese e tutta l'Europa nella sua economia, da questa politica molto agguerrita degli americani nei confronti degli altri Paesi produttori, a cominciare dalla Cina, per non escludere la stessa Unione Europea. Forse una riflessione. No, no, lei eh, velocemente fortuna. perché vi devo far ragione. vedere un altro E' il tonfo servizio. delle borse europee legato a questo, sì, insieme sì. alle dichiarazioni di Johnson sulla Brexit. Noi eh, abbiamo che la competenza primaria del, de, sul commercio è dell'Unione Europea. E quindi dobbiamo far sì che l'Unione Europea parli con una voce sola per difendere gli interessi in un contesto in cui... Tutti sono in competizione. C'è la sentenza sull'Airbus, ma ci sarà anche una sentenza sulla Boeing da qui in primavera, quindi mm. c'è dubbio. Per evitare questo è meglio trattare, dialogare e trovare... Allora, accordi. adesso invece vi faccio vedere quello che sta accadendo ad Hong Kong con il punto di Nello Porto. 1400 lacrimogeni lanciati, quasi altrettanti proiettili di gomma sparati, 269 arresti. Sono i numeri dell'ultimo giorno di proteste a Hong Kong. I media cinesi giudicano legittimo ed appropriato l'uso della forza, anche lo sparo che ha ferito gravemente un diciottenne. Nell'ultimo sit-in dei manifestanti, finalmente Pacifico, si torna a chiedere una vera indipendenza dalla Cina e il rispetto degli accordi che 22 anni fa segnarono il passaggio di sovranità di Hong Kong dal Regno Unito alla Repubblica Popolare Cinese. Un paese, due sistemi fu la formula che il leader di Pechino, Deng Xiaoping, impose a Margaret Thatcher, un marlume di libertà sotto un governo controllato direttamente da Pechino. La concessione di un'autonomia economica e giuridica per 50 anni salvò agli occhi del mondo intero la faccia al governo britannico, impotente di fronte alla velata minaccia di un'azione di forza in mancanza di un'intesa per la restituzione della colonia. Per Londra, il nascente sviluppo economico in chiave capitalistica avrebbe portato a una democratizzazione del sistema politico cinese. Tra 28 anni l'autonomia di Hong Kong finirà. E da Pechino arrivano nuovi minacciosi slogan nelle parole pronunciate dal presidente Xi Jinping alla parata per i 70 anni della Repubblica Popolare. Nessuno ci fermerà. Ben, siamo in chiusura di puntata. Borgonovo. Sì, io ho sentito prima di, eh, il ministro dire che bisogna avere. Eh, fede nell'Europa e marciare con un solo uomo fede perché madre. ci sono i giganti. Purtroppo, purtroppo, questa Europa è quella che ci fa pagare a noi il nostro agroalimentare se le cose andranno male, eh, ci rischiamo di pagare un sacco di soldi, danneggiare Parmigiano Reggiano, danneggiare esportatori di vino per una vicenda, quella di Airbus, che riguarda l'asse franco tedesco che ha in interessi in quella questione. Ne faremo le spese noi. Allora, ci aspettiamo che. Se ci saranno dazi per 7 miliardi e mezzo dagli Stati Uniti, alla fine l'Europa, amica, così amica di questo nuovo governo, ci venga incontro e ci aiuti, come, come bisogna fare. Perché se si va alla guerra Sensini. come un solo uomo, con le grandi proteste e poi la guerra ce la facciamo tra di noi dentro l'Europa, allora il gioco non funziona. Grazie, grazie Francesco. Sensini. Torno a quello che dicevamo prima: è 30 secondi, eh. ma anche di meno: è necessario che l'Unione Europea riprenda in mano il bandolo della Matassa. Fino adesso sarà perché è cambiata la commissione, ci sono state le elezioni, si è un po' perso questo spirito, mi auguro che la nuova commissione e i nuovi governi spingano Bruxelles ad avere un ruolo più importante su questo fronte, altrimenti ci troveremo sempre Trump che in funzione dei suoi momenti un giorno se la prende con la Cina, un giorno Ministro, con l'Islanda. Oh, 30 mia. secondi Me, per dire ma, ma io non, io non un ho. Nuovo, un nuovo rapporto con l'Europa o come dicono i critici sottomessi all'Europa? No, io non ho fede, non è una questione di fede, anzi, dico per difendere l'interesse nazionale, oggi l'alleanza europea è l'unico modo per stare al mondo. Perché certo. la competizione si sta facendo dura, perché gli squilibri tra continenti è molto più ampia di prima e quindi, come italiani, a noi conviene. Non dico fidarci, dobbiamo ma chiudere, dobbiamo chiudere ringrazio il ministro Amendola, Mario Senzini, Grazie Francesco Borgonovo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Da tutti noi, l'augurio di una buona serata.